se è vero che tutte le indicazioni portano a un'Italia pronta a ripartire da dove sciaguratamente aveva lasciato, altrettanto vero è che per quanto poche siano le sostanziali novità azzurre, portano una ventata d'ottimismo. Chiedere per credere a Patrick Cutrone e Federico Chiesa. Due dell'ipercitato, nuovo che avanza, due dalla discreta pressione sulle spalle, due in qualche modo lo dice la carta d'identità e il loro rendimento in campionato destinati, prima o poi, in attesa di fenomeni o presunti tali di cui per ora nemmeno l'ombra a prendersi l'Italia sulle spalle. Destini diversi, percorsi simili. Senza raccomandazioni, ma con il puro rendimento sul campo. Questa la storia di Federico Chiesa, figlio d'arte sì, ma a cui spingerlo verso l'alto è stato solo il talento e il duro lavoro, perché l'allenamento è la cosa più importante. Se uno dà tutto in allenamento, poi è il campo a determinare chi sei. Io lavoro duro e mi alleno al 100%. I consigli di mia madre e di mio padre fanno il resto. A Firenze Chiesa ha raccolto l'occasione concessagli da Paulo Sousa e ne ha saputo fare tesoro come pochi altri alla sua età, consapevole che nonostante il cognome, appunto, i treni buoni rischiano di passare una volta soltanto. Ed è meglio salirci il più rapidamente possibile. Un concetto chiaro anche a Patrick Cutrone, che, fino a un anno fa giocavo in primavera, ha dichiarato ieri a Coverciano ma che nella crisi generale di un Milan ancora alle prese col suo minimo storico, ha saputo farsi spazio un po', come fece quel Claudio Marchisio alla Juventus dopo il ciclone Calciopoli, tra assenza di grandi alternative ma soprattutto grandi prestazioni in campo. I paragoni possono essere scomodi come lo sono tra l'altro per il compagno di conferenza stampa Federico con papà Enrico, ma Cutrone, del più ingombrante dei nomi a cui è stato accostato, ricorda davvero Filippo Inzaghi. Perché se è vero che di Super Pippo ne ha movenze ma ancora deve affinare un po' l'istinto, altrettanto lo è che più di quell'Inzaghi Cutrone partecipa al lavoro della squadra, non attestandosi come corpo estraneo sempre pronto a finalizzare il lavoro altrui, ma come elemento che a quel lavoro altrui in qualche modo partecipa attivamente. Sono soprattutto loro due, Cutrone e Chiesa, i volti nuovi di un'Italia più che mai in crisi di talento a livello offensivo, in tre lustri che dopo la grande generazione culminata al Mondiale 2006 Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri, che a quel Mondiale non c'era ma che di quella generazione è stato forse il centravanti più forte al mondo, la nuova Italia avrà terribilmente bisogno della freschezza e dai colpi di due ragazzi che sembrano destinati, nel futuro a breve termine, a raccogliere un'eredità per ora mancata da 15 anni di prodotti azzurri. Saranno davvero loro quelli buoni, saranno Chiesa e Cutrone a cui si dovrà aggiungere l'altra ex viola Bernardeschi a raccogliere l'eredità futura, Di Biagio o chi ne verrà dopo, questo è certo, su questi tre nomi non potrà far altro che puntare. Perché si dice che tutti i mali non vengano per nuocere. E se la prossima estate guarderemo gli altri dalla televisione, che almeno il disastro di chi ha preceduto faccia spazio, per davvero, al nuovo che avanza. Video Cutrone Chiesa in coro, che triste sarà vedere il mondiale senza l'Italia. Il sogno? Debuttare. Punto 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 punto.